Antonio Pisani è ufficiale, sei in consiglio comunale, quali sono insomma le sensazioni, le emozioni e anche gli obiettivi che ti sei preposto per questa nuova avventura? Le sensazioni e le emozioni sono sempre quelle tipiche di una prima volta, un'emozione, un senso di responsabilità, un onore e anche un senso di gratitudine per i tanti amici e tanti elettori che mi hanno sostenuto in questo percorso e hanno permesso che possa oggi essere qui in Consiglio Comunale. In effetti è stata una bella affermazione la tua, poi insomma, per una parità si è dovuti comunque ricorrere a tutta una situazione per la quale alla fine si è arrivati tutti d'accordo insomma, ad ottenere ruoli diversi e anche questo è un segnale insomma, di condivisione comunque rispetto agli altri amici della coalizione. Sicuramente un segno di compattezza e anche di capacità del nostro sindaco. Io vengo da un percorso autonomo rispetto all'associazione Casa Miccio al Centro che ha espresso la totalità degli altri consiglieri. Mi è stata riconosciuta sin dall'inizio dal sindaco una connotazione di indipendenza nella compagine, ma questo non significa che non sia elemento che mi sento particolarmente coinvolto nell'azione che andremo a svolgere. Chiaramente il sindaco nel completare la sua squadra trovava in me un profilo idoneo e io ho accettato ben volentieri. Segno di questo spirito nascente di collaborazione e di compattezza è stata questa non programmata pari elezione che ha comunque diciamo, permesso all'amministrazione di nascere e di nascere in modo molto efficiente. Hai parlato di disponibilità, collaborazione anche con la minoranza, perché in effetti poi al di là della politica, dei voti e delle deleghe c'è sicuramente tanto da fare. Insomma, quali sono secondo te anche le materie su cui ritieni di poter dare un contributo maggiore? Sicuramente il Paese in questo momento non può permettersi divisioni, a parte che le divisioni non fanno mai bene, ma soprattutto in questo Paese credo che tutti coloro che si propongono a svolgere una pubblica funzione debbano anzitutto richiamarsi ad un principio di unità, di coesione per essere efficaci nel loro lavoro rispetto alle sfide che ci attendono e i bisogni dei cittadini. Sicuramente io vengo da un mondo dove ho una particolare sensibilità per il sociale, ho una formazione che per lunghi anni mi ha portato a esprimermi nella diocesi come segretario dell'ufficio di pastorale sociale, quindi chiaramente nel mio DNA c'è questa sensibilità, c'è questa attitudine, ma comunque resto al servizio dell'amministrazione tutta nel modo in cui il sindaco pensa che possa essere più utile.